Finalmente Sony ha mostrato una parte di PlayStation 5 e in particolare il suo controller. Il nuovo pad di PS5 si chiamerà non più DualShock, bensì DualSense, un nome che vuole segnare uno stacco rispetto al passato, ma che allo stesso tempo vuole sottolineare come la tecnologia sarà in grado di stimolare nuove sensazioni nei giochi PlayStation 5. Sony lo ha presentato con una mossa a sorpresa, illustrando anche quali saranno le sue caratteristiche innovative, mirate ad aumentare il coinvolgimento dei giocatori durante l'utilizzo. Il DualSense è un controller wireless costruito sul successo del DualShock 4 e che ne eredita la disposizione simmetrica degli stick analogici. Come era già stato anticipato, sarà dotato di feedback aptici pensati per andare oltre la semplice vibrazione dei vecchi controller, dando ai giocatori nuove sensazioni durante il gameplay. I tasti L2 e R2 del DualSense saranno adattivi, in modo da far sentire la tensione dell'azione che si sta compiendo. Per spiegarli, Sony ha fatto il paragone con la tensione della corda di un arco, che varia a seconda della forza che si vuole impartire alla freccia. Più si tende l'arco, e più diventeranno resistenti i tasti. Ovviamente questa tecnologia troverà immediate applicazioni anche in altri generi. Negli sparatutto e nei giochi d'azione la resistenza dei tasti L2 e R2 può cambiare in base all'arma utilizzata, mentre nei giochi di guida può variare a seconda dell'auto o delle condizioni del tracciato. Il pulsante Share del DualShock 4 cambia nome diventando il pulsante Create, che, come suggerisce il nome, consentirà ai giocatori di creare dei contenuti da condividere con il mondo intero in maniera ancora più semplice rispetto al passato. Sarà poi presente anche il microfono integrato, che renderà più facile parlare con gli amici online senza dover necessariamente utilizzare delle cuffie. Molto innovativo anche il design, completamente diverso da quello del DualShock 4. Il DualSense offre forme più morbide e compatte che lo avvicinano allo stile dei controller di Xbox, oltre a due colori per gli elementi della scocca che potrebbero dare un indizio quindi sulla possibile colorazione di PlayStation 5. Spostata anche la light bar, ora visibile sui lati del touchpad. Nonostante PS5 non si sia ancora fatta vedere nella sua interezza, è bastato il controller DualSense a far impazzire i social, come dimostrano i numeri registrati finora tra Twitter e Instagram in termini di like e visualizzazioni, che stanno segnando nuovi record. Su Twitter, il post di presentazione ufficiale del DualSense è già il tweet a tema gaming più apprezzato della storia della piattaforma in questione. Numeri come questi non fanno che evidenziare come ci sia un'attesa enorme per PS5 e come il pubblico di massa reagisca sempre in maniera estremamente attiva e vivace a qualsiasi mossa di Sony, in particolare per quanto riguarda la nuova console. D'altra parte, con oltre 100 milioni di PS4 vendute in tutto il mondo, la base di utenza è ormai gigantesca. Considerando anche diverse scelte maldestre in termini di comunicazione della compagnia nipponica di recente, questa risposta di pubblico fa comunque pensare che non ci sia veramente bisogno di grande impegno nella presentazione di prodotti da parte di Sony per ottenere grandi risultati da un punto di vista mediatico. Torneremo ad analizzare il DualSense in maniera più approfondita nelle prossime ore, quindi l'invito è di iscrivervi al canale e attivare le notifiche per non perdervi i prossimi aggiornamenti. Nel salutarvi, vogliamo chiedervi cosa ne pensate del controller. Vi piace il nuovo design? O preferivate qualcosa di più vicino al DualShock 4? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.